Amici di Hellas Live, siamo in compagnia di una delle storiche bandiere dell'Hellas Verona, oggi avvocato. Parliamo di Paolo Fiorina. Innanzitutto, buongiorno Paolo e ben trovato. Buongiorno. Con gli amici di Hellas Live. Buongiorno a tutti. Insomma, commentiamo questa roboante vittoria allo Stadio Ossola di Varese, un grandissimo successo per la squadra di Mandorlini. È stato un successo, direi, non storico quasi, perché la tradizione era negativa. E l'Hellas ha dimostrato invece a Varese martedì sera di essere una grande squadra. Io penso che su questa falsariga Verona quest'anno abbia non molte ma moltissime chance di salire diretta in Serie A. Finalmente abbiamo trovato anche un attaccante con la maiuscola, mi riferisco a Daniele Caccia. Daniele Caccia ha sempre fatto i gol in Serie B, è sempre stato uno dei più prolifici e adesso aspetto anche Bosino perché dovrebbe essere di una classe superiore. Da ex difensore, insomma, tu che hai avuto la fortuna e la bravura di marcare giocatori di livello mondiale, un giocatore come Daniele Caccia può essere davvero, insieme a Valery Bosino, possono essere davvero i valori aggiunti per la squadra di Mandorlini? Sicuramente sì, entrambi sono fuori categoria, nel senso che Caccia è più giocatore della Serie B dove ha sempre fatto poco. Bosino fa addirittura è giocatore della nazionale e della Serie A, italiana, portoghese, ma sempre di una categoria superiore. Non bisogna però fare troppi voli pindalici perché sabato arriva il Bari, una squadra molto in forma che se non avesse subito la penalizzazione oggi sarebbe seconda in classifica. Purtroppo il Verona ha avuto un calendario difficile, il Tour de Force, prima il Novara, poi il Varese, adesso il Bari che è un'altra squadra difficile, però prestando attenzione e recuperando fisicamente penso che il Verona possa nuovamente vincere anche il Verona. Nel ringraziarti Paolo Fiorina, ti chiedo un commento sull'attuale società. Insomma, c'è stato questo passaggio di proprietà da Giovanni Martinelli a Maurizio Setti. Finalmente abbiamo anche una società solida che può portare il Verona nella categoria che più gli compete. Conosco poco l'attuale dirigenza, però da quello che ho letto sui giornali penso che sia vero quello che tu dici, quindi sistemando anche la fase dirigenziale Verona ormai si appresta a tornare la società che compete, cioè la Serie A. Come ultimissima, quello che è successo nel post gara di Varese, insomma, trova pochi commenti, perché insomma sono dei fatti che sarebbe meglio neanche menzionare, soprattutto che non fanno parte del calcio. Sì, bisognerebbe non dare adito, cioè, bisognerebbe dimenticarli, far finta che non ci sono, perché sennò si aumenta sempre questa tendenza a trovare delle scuse per poi arrivare sempre a queste situazioni incresciose. Chiudiamo con un saluto agli amici di Hellas Live, Paolo Fiorina. Un saluto affettuoso e un bocca al lupo per la Serie A.